Salve onorevoli, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su Lucius, come sempre io sono Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'assassinio del nostro caro maggiordomo. E ora era nostro compito far suicidare Jovita. E avevamo l'indizio in un batter d'occhio e magazzino, ricordi. Qui è ricomparsa la bici, forse quando carico me la fa ritrovare. E... Diamo lo sprint. Ok. Sì, non mi serve che mi fai la visuale dell'orecchio. Hai visto tuo zio Tom da queste parti? Se lo vedi, digli che ho bisogno di parlargli urgentemente. Ma lui se la fa con zio Tom. Ciao Lucius. Ciao Lucius. Ciao Lucius. Ok. Hai visto tuo zio? No, non ancora. Dammi il tempo di andarlo a trovare. Ok, la domanda ora è dov'è zio? Non ne ho idea, credo nell'altra parte della camera. Che poi questa parte di casa non l'abbiamo mai esplorato. Non abbiamo mai dato una vera e propria occhiata, ma che sono altre residenze della servitù. Va bene che abbiamo tante persone, però porco Giuda anche fino a un certo punto. Di qui la guest room, sala degli ospiti, con un vassoio con pomodori, arance e banane. Ok, gli arance e le banane, ma i pomodori, cioè chi cazzo si mangia un pomodoro così? Giusto per il gusto di farlo, non ho capito. Quanto anni 80 questa televisione collegata a braccio di ferro per guardarla mentre si dorme? Ad ogni modo, dobbiamo cercare chiaramente una fotocamera, videocamera, robe simili. Il punto è che non so esattamente dove... Ma che cazzo è? Ma questa mi sembra che la saletta porno di cui parlava l'ispettore nello scorso episodio. Guarda qua. Ci diamo dentro di cattiveria. Hai capito il porcellone che fa? Forse ora ho capito, ci servono delle foto. No, togli la mano. La mano. La cosa. Eccola qui. Ci serve tipo una cinepresa, foto. Macchina fotografica. E boh, tipo fare delle foto di lei nuda. Tra l'altro XXX. Oddio, no. Copri. Perfetto. Meglio così. Onde evitare strane situazioni con i copyright. Quindi in ultima istanza noi possiamo spiare di qui. Però non so di fatto. Ma la smetti di prendere la chiave inglese? Dicevo, non so di fatto cosa dovrei adoperare. Qui non mi fa toccare niente, però chiaramente è abbastanza chiaro che dovremmo giocare con questa roba. Ma pure dico io, no, tu amico senatore, questo qua che è una cazzo di porno libreria, no? Ma digli qualcosa, cioè non che sia contro i porno, però non conta avere qualche giornaletto porno, anche qualche video porno nei preferiti e tutto il resto. Un conto è avere, porca puttana, un'intera libreria, cioè... Tesoro mio, mi sa che stiamo esagerando. Che poi, se ricordo bene, come detto, zio Tom... deve essere da qualche parte... Hai visto tuo zio? No, non l'ho visto, hai cagato i coglioni. Beh, questi sono gli alloggi della servitù. Ricordo che doveva essere da qualche parte qui. Se ricordo bene... Quindi la vera domanda ora è come lo convinco a uscire un attimo allo scoperto, quantomeno. Altre armature così, giusto per gradire. Questa zona non mi ricordo se l'ho esplorata. Ma mi verrebbe più intuitivamente a questo punto di andare a scendere un attimo in cucina. Anche se un'occhiata alla soffitta gliela vorrei pure dare. Sì, la soffitta, guarda qua, sti stronzi hanno... tappezzato pure la soffitta. Tu chi sei? Ciao ragazzo, sembra che vada tutto bene. Ma manco per il cazzo va bene, metà della servitù è morta. Perché siete tutti così rincoglioniti? Hai visto i disegni
comincio a preoccuparmi seriamente. Lui è il nostro professore privato. Ah, Lucius, ho appena fatto una chiacchierata con tua madre. Giusto due chiacchiere tra noi. Buongiorno, figliolo. Cerca di non importunare tuo zio Tom. Dice che lo disturbi continuamente. Sai com'è fatto? Gli piace stare per i fatti suoi. Lascia parlare i grandi. Ok. Beh, effettivamente. Effettivamente, magari qualche problemino lo abbiamo qui. Ok, c'è qualcosa che il nostro professore non apprezza. Per quanto cazzo siamo ricchi per avere un cazzo di professore privato. Ad ogni modo, a quanto pare, il prossimo obiettivo, secondo me, da levare di mezzo non è il professore. Perché se il professore sospetta che noi siamo problematici, tra parentesi, proprio per non dare validità ai suoi sospetti, sarà l'ultimo che dovremo uccidere, no? Del resto è un po' come giocare a Lupus in tabula. O in fabula, preferite come... chiamatelo come preferite. Ad ogni modo, dove praticamente la maniera più veloce per farsi scoprire è uccidere chi vi accusa di essere il lupo, fondamentalmente, perché validificate i sospetti. Quindi ricordate, paradossalmente, se siete dei serial killer, così consigli postumi, qualcuno sospetta di voi, dovrebbe essere l'ultima persona che uccidete. Uccidete gli altri che sospettano di altre persone. Così, segnatevelo, magari un giorno vi torna utile. Zio Tom, ma porco Giuda, dove cazzo sei finito? Vecchio rincoglionito. Ok. Credo di aver trovato lo zio Tom. Siamo nella sezione altra della servitù. Solo che appena l'ho trovato mi ha fatto finire la partita. Ecco, parcheggiamo qui il nostro bolide. E voi direte, perché mai? È un po' difficile da spiegare. Ok, non era questa. Qui come vedete c'è qualcuno che man mano ha avuto una corsa molto fugace. Ah! Molto sarda come cosa. Però ci si mette d'impegno, eh. Molto impegnativo. Non ho capito se la sta inculando o gli sta resuscitando il culo. No, avete presente quando fate il massaggio cardiaco? Ecco, più o meno è quella cosa. Molto carino. Ecco, sì, fondamentalmente mi ero buttato qua dentro. Se vi buttate qua dentro vi fa fallire automaticamente la missione. Sì, se ve lo chiede, vorrei rimanere qui altri 5 minuti, così ci ricordiamo. Ok, dai, a parte gli scherzi. Ho visto lo zio Tom con Susan. Se potessi fare in modo che Jovita lo scopra. Se non mi sbaglio, il nonno ha una buona macchina fotografica nel suo studio. Ma porco Giuda, quello c'ha un intero cazzo di set di videoregistrazione porno con tanto videocamera. Noi dobbiamo prendere la fotografia del nonno. L'ultima volta che è stato usato, cazzo, ha fatto le foto a Hitler, porca puttana. Va bene, andiamo dal nonno. Se ricordo male, era dall'altra parte. Stai zitta, troia! Quindi fondamentalmente il nostro compito sarà il più scontato di tutti, cioè far... far spezzare il cuore alla nostra povera Jovita, che immensa tristezza. Ok, questo è il nonno. Nonno, mi presti la macchina fotografica? Ciao, ragazzo. Sembra che vada tutto bene. Non va bene, nonno. Io so cosa sta succedendo qui. Lo so. Ho visto i segni. I segni di che? Volete vedere che magari è il nonno che ha fatto il rito satanico anni or sono? Probabile, sai. Magari ha fatto tipo una specie di patto col diavolo per avere tutti questi soldi. Perché alla fine, se ci pensate, il quadro nell'ingresso dove c'è la scalinata è del nonno. Quindi è il nonno che si è arricchito, fondamentalmente. Quindi, boh, ora vediamo pian piano. Mezzo se tutte ste schifezze. Aspetta un attimo. Qui c'è il piano della casa. Wine cellar. Secret room, avevo ragione. È lui che ha fatto il patto satanico all'inizio del... Tra l'altro lui guarda che bella Polaroid. Ciao, ragazzo. Sì, sì, ciao, ciao, ragazzone, vattene via. Quindi avevo ragione, lui che ha fatto tipo questa sorta di patto satanico per ottenere magari
più che potere direi prestigio, magari. Sarebbe probabile. Ok. Stacchete. Nulla di più easy. Nulla di più easy. Quindi ora riprendiamo il nostro bolide. Eccolo qua. Stacchete. E direi che possiamo tornare dalla nostra amata. E sì, qui c'è il papà che credo che pian piano stia impazzendo. Ad ogni modo, perdonatemi la barbara interruzione di gente che evidentemente non ha un cazzo da fare di sera. Ah, perché per chi se lo sta seguendo, sì, io gli episodi li registro principalmente di sera per il giorno dopo. Quindi fondamentalmente la sera del giorno prima in cui viene caricato, sera su tardi chiaramente. Quindi ipoteticamente avreste tutto il tempo per fare, come si chiama... per commentare. Come non hai il rullino? Ma porco Giuda, e ora mi avvisi? Eva Troia. Guarda te, se ora devo... era normale che il rullino... dovrebbe essere questo qua, tra l'altro. Appunto. Dovevano essere tenute sempre separate. E soprattutto, cioè, se vogliamo proprio dirla, teoricamente si dovrebbero tenere al fresco. Cioè, addirittura che ho visto che le mette nel frigorifero i rullini della Polaroid. Perché comunque, ripeto, essendo un materiale chimico, tende a decadere. Vabbè. Ok. Perfetto, combinato. Ok. Dai, che ce la fai. Ora. No. Ha lasciato la foto per terra. Aspetta. L'hai sentito anche tu? No. No, non è nulla. Non preoccuparti. Chiaramente, non hanno mica fatto appena un flash in camera. Ad ogni modo. Mi ha lasciato la foto. Ma posso vedere? Oh, guarda, che beh, si vede proprio solo un culo. La foto che ho scattato. Ci manca solo che ci dica no, non va bene. Ad ogni modo, zia Jovita. Vabbè, lei non è mia zia, però facciamo finta che lo sia. Se teoricamente doveva stare qui. Eccola qua. Dai, rompiamogli il cuore. Ehi, passerotto di primavera. Sì, si sta sbattendo la tua amica. Sa quella, però non so come... adoperarla. Dove tu, tuo zio è di sotto che si sta trombando selvaggiamente la tua amica da mezz'ora. Hai visto tuo zio? Sì, 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 guarda la foto. Io ho bisogno di parlargli urgentemente. Chiaramente, signori, era più semplice di quello che pensassi. Credo. No! Penso lo dovevamo posare qui sopra, magari. Boh. Dobbiamo usare telecinesi qui. Non sta succedendo assolutamente nulla. Ok, sì, effettivamente aveva un po' più di senso. Anche se un po' mi dà il cazzo che certe volte non è abbastanza chiaro. È partito da darmi indizi ogni 3 secondi a non darmene per niente nel quadernino. Effettivamente siamo nella camera di Jovita, nei living quarters. E possiamo lasciargliela qui. Dovrei nascondere la foto nella stanza di Jovita e seminare qualche prova che la incrimini delle altre morti. Tipo, ad esempio, cioè ora, incrimini di altre morti, cioè, ma tu mi prendi per il culo, cioè, ora che prove devo lasciargli, non ho capito, cioè, boh, cosa dovrebbe, del veleno per topi, beh, delle altre morti. Le altre, bene o male, sono accidentali. Quindi sì, effettivamente l'unica cosa che potremmo lasciare è del veleno per topi. Glielo andiamo a raccogliere e glielo mettiamo sul tavolo. È l'unica idea che mi viene in mente. Anche perché c'è le altre morti che fai. Cioè Alastair è morto per qui il ghiacciolone. Che faccio? Stacco una stecca di ghiaccio e la metto sopra il suo tavolino? Non è che è qualcosa che abbiamo già preso? Un flacone di veleno per topi d'età. Ah, lo abbiamo ancora, allora. Questa.
Sì, che lo possiamo mettere. Come che si lasciano gli oggetti, no? Ah, dentro lo... Pardon, effettivamente. Ok, basta? No. Il lucchetto. Ok. Serve un terzo? Hai visto tuo zio Tom da queste parti? No. Se lo vedi, digli che ho bisogno di parlargli urgentemente. Ma come ha potuto farmi questo? Già. Ma credo abbia funzionato. Ho visto le foto ed è scappata in balcone a piangere. Ora è molto fragile. Quale migliore occasione? Perché? Oh, oh, oh. Perché? Quanto mi dispiace. Dicevamo. Il cacciavite abbiamo anche usato. Vabbè, però un cacciavite è abbastanza comune. Poi magari la sua scena l'ha già fatta. Non ho ben chiara idea. Però comunque, oh cazzo, abbiamo già due prove. Magari ora la possiamo spingere a fare un bel salto nel vuoto. Allo madame. Beh, sì. Povera Stella. Sì, la Madonna, quanto cazzo sei debole. Oh. Un bel volo ad angelo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. E invece è caduta come un sacco di patate. Mi ha lasciato una chiazza di sangue. Questa è la morte più brutta di tutti. Non brutta nel senso di cattiva, brutta proprio come è stata fatta, ecco. Poteva essere molto più sanguinaria, cattiva. Invece un po' tristina, ecco. Va bene. Pare che finalmente abbiamo un sospettato. La signorina Jovita Muñoz. Ma si è appena suicidata. Abbiamo trovato il lucchetto del veleno per topi nella sua camera. Il lucchetto per veleno per topi? Che cazzo? Jovita è un'assassina. Oh cazzo, io che c'entro in tutto questo? Mi ascolti, signor Wagner. Durante la perquisizione della stanza abbiamo trovato una foto che, per dirla nel modo più delicato, riteniamo alquanto compromettente. Una foto sua e della signorina Myers. Cosa? Di cosa parla? È impossibile. Oh, cazzo, cazzo. E da dove diavolo l'ha tirata fuori? Merda. Dannazione. Tom, devi calmarti. Resterà tutto fra noi, vero, detective? Non so cosa abbia fatto quella ragazza, ma mio fratello è innocente. Senatore, non sarò certo io quello che fornirà informazioni ai giornali. Ma mi sembra tutto troppo semplice. Perché qualcuno nasconderebbe delle prove di questo genere nella propria stanza? Non ha proprio senso. Oh cazzo, complimenti, si è svegliato Sherlock Holmes. L'indagine non finisce qui. La risposta è davanti a lei. Chiuda il caso una volta per tutte. La mia famiglia ha bisogno di normalità e la campagna elettorale ormai credo che devo darla per persa. D'accordo, senatore, ha vinto lei, ma stia allerta. Qualcosa mi dice che non è finita qui. Signori, buonanotte. Anche se faticavo a crederci, il caso stava per risolversi. Lei sembrava colpevole di tutti gli omicidi, eccetto il maggiordomo. Malgrado ciò, la morte giunse nuovamente puntuale come un orologio un mese più tardi. Tutto faceva pensare a un altro suicidio e stavolta io mi sentivo il responsabile. Sapevo che non avrei dovuto coinvolgermi così in quel caso, ma ormai era troppo tardi. Sì, amico mio, sei un po' troppo coinvolto e troppo emotivo. Dovresti risolvere il caso, non continuare a fare pippe su mi dispiace, poverino, è morto un altro. Stanno sterminando tutti. Menti fragili. Qua si fa tanto di controllo mentale. Perché no? Sarebbe magari un'interessante idea ammazzare il fratello. Ok.
Oggi sull'orlo dell'inferno mi trovo. Dai sotterranei neanche per sogno mi muovo. Ah! Chissà, magari si parlerà della camera segreta. Ad ogni modo, signori, ora come ora sono più che costretto a lamentarvi che tempo è tiranno. E direi che ci becchiamo nel prossimo episodio.